tutti amici e bentornati nel nuovissimo video. Oggi andremo a parlare dell'aggettivo. L'aggettivo accompagna un nome o un'altra parte del discorso e devono concordare nel genere e nel numero. Gli aggettivi possono essere qualificativi che danno una qualità al nome o determinativi che determinano il nome che accompagna. L'aggettivo può avere due funzioni, la funzione predicativa e la funzione aggettiva. Predicativa, c'è la presenza del verbo, quindi la presenza del predicato. Ad esempio, la sciarpa è rossa. Attributiva, non c'è la presenza del verbo, quindi non c'è la presenza dell'attributo. Ho comprato del pane caldo. La forma dell'aggettivo qualificativo: maschile singolare, maschile plurale, femminile singolare, femminile plurale. Adesso andremo a vedere la struttura dell'aggettivo. L'aggettivo può essere primitivo, derivato, alterato o composto. Primitivo deriva da altre parole, bella. Derivato deriva da altre parole, bellissima. Alterato è formato da un suffisso. Composto è composto formato da due aggettivi, come ad esempio bianco, nero. Adesso andiamo a vedere i gradi dell'aggettivo. Abbiamo il grado positivo, il grado comparativo e il grado superlativo. Il grado positivo lo stabilisce con Elena Amber Fanny. Grado comparativo quanto o bello come. Grado superlativo può essere assoluto o relativo. Assoluto esprime una qualità al massimo, relativo esprime una qualità al massimo o al minimo rispetto ad una collettività o ad un gruppo. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così lasciate un bel like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi. Ciao!